stato un vero e proprio portale del tempo, quello aperto dall'Arezzo Celtic Festival. Io sto facendo una rievocazione storica, che si sta parlando di una battaglia che è stata Arezzo. Abbiamo qui gli scavi romani dove proprio si riferiscono a questa battaglia. A 300 metri abbiamo la storia di Arezzo Celtic Festival. Il Parco Pertini ha così ospitato l'ottava edizione dell'evento, che ha permesso di immergersi nel magico mondo dei Celti tra spettacoli, musica, mercatini ed enogastronomia. 1, 2, 3. Questo qui è un modo che ho voluto dare la possibilità alla gente di ritornare un po' fuori da questo guscio che si era creato. Non è facile, perché mi sono reso conto che è un guscio molto spesso. Pian piano riusciamo. Questa qui è un'edizione straordinaria, fatta veramente agli extremis, perché fino al 31 marzo non si sapeva se la restrizione del Covid era attiva o no. Ci abbiamo creduto, il 1° aprile ci hanno dato l'ok e in 7 mesi abbiamo creato questo evento. Tre le giornate del festival, scandito da un programma con 50 iniziative rivolte ad un pubblico di tutte le età, oltre 80 i rievocatori in abiti celti, romani ed italici.